Prosecco nasce nel lontano 1920 e dal 69, con il trasferimento a San Martino di Trecate, viene avviata la prima linea di produzione di anidride solforosa da pirite. Il gruppo offre prodotti e servizi per l'industria chimica, organica e inorganica, specializzata in zolfo, derivati e cloroalcali. Alla guida della società c'è l'ingegner Francesco Nulli. Io rappresento la quarta generazione della famiglia alla guida della società. L'insediamento di San Martino ha rappresentato il primo vero grande motivo di crescita industriale del gruppo. Dopodiché si è iniziato a guardare anche alla possibilità di acquisire nuove realtà industriali, prima in ambito nazionale e poi in ambito anche internazionale. Infatti oggi Esseco è presente in 18 paesi, con oltre 1300 dipendenti e circa 850 milioni di euro di fatturato. Il gruppo Esseco ha anche investito tanto nello sviluppo di prodotti per l'enologia. Noi siamo specialisti nel offrire al mercato globale tutti quegli additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici che sono necessari per trasformare l'uva in vino. E questo ci ha dato la possibilità di aprire delle filiali di vendita dei nostri prodotti in tutti gli stati e tutte le zone del mondo dove viene prodotto il vino. Tra gli obiettivi di Esseco c'è anche un'altra priorità. L'attenzione all'ambiente, l'attenzione alle emissioni di CO2 deve comunque essere molto ben presente in tutti i percorsi di crescita e di sviluppo dell'azienda. Circa 2/3 dei fabbisogni totali di energia che i nostri siti consumano vengono autoprodotti e principalmente da fonti rinnovabili. Dunque un'azienda storica che guarda al futuro e che può anche essere un'opportunità di lavoro per tanti giovani. Recentemente abbiamo intensificato i nostri rapporti con le scuole del territorio, in particolare con l'Istituto Tecnico Omar, e quindi abbiamo iniziato a collaborare con l'Istituto Tecnico perché i professori, affiancati alle risorse nostre interne, tengano un'academy in modo da garantire questo aggiornamento di formazione continua a tutti i nostri operatori. E in cambio stiamo studiando la possibilità che invece le competenze aziendali di Esseco possano essere messe a disposizione dell'istituto, in modo da inserire all'interno dei corsi didattici dell'istituto alcuni elementi di maggior vicinanza alla realtà. E tra i tanti giovani in azienda c'è anche Luigi. Ho saputo tramite un amico che cercavano personale, allora ho inviato tramite un'email il mio curriculum, sono stato contattato e dopo un colloquio hanno deciso di accettarmi in questa grande famiglia. Esseco dà tante possibilità per migliorarsi e per far carriera al suo interno, ma al momento il mio obiettivo è quello di imparare il più possibile e poi vedere il futuro cosa mi darà. Non è detto che la porta d'ingresso da cui uno entra in un'azienda sia poi il suo ambito professionale per tutta la sua carriera, e di conseguenza l'attenzione, la voglia di imparare, la voglia di ascoltare da quelli che già lavorano in un'azienda, magari anche in ambito diversi, credo che sia fondamentale per arricchirsi nel proprio patrimonio e capire veramente dopo qualche anno di lavoro quale sia la vera propria vocazione e aspirazione.